Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi parleremo rapidamente di alcuni libri di generi diversi di narrativa, per trarne alcuni spunti interessanti da utilizzare anche per la progettazione dei racconti di fantascienza. Fondazione Anno Zero di Isaac Asimov, un classicissimo libro di fantascienza. Ecco, non me ne vorranno i fans di Asimov se giudico il libro sulla psicostoria un mattone la cui fabula procede con la velocità di una lumaca. Ecco, a me il testo è chiaro che non sia piaciuto. Troppe divagazioni, troppi spiegoni proposti in plot of talks, zero plot of action, solo plot of talks, plot of characters. Ecco, non me ne vorranno i fans di Asimov se dico che Fondazione Anno Zero è un esempio su come non scrivere un libro di fantascienza e su come non scrivere un racconto di fantascienza nel XXI secolo. Peraltro la psicostoria poggia su presupposti deterministici, quando da tempo sappiamo che domina il caos e che molto poco è calcolabile, specie in fenomeni complessi di cui non si conoscono le variabili chiave. E comunque il criterio dell'analogo non funziona se il tempo di ricorrenza di Poincaré ha un valore elevatissimo. Ecco, vi consiglio di andare a visionare il link che trovate in descrizione del professor Vulpiani, agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà di Ian Fleming. Un libro d'azione di narrativa leggera. Il protagonista è James Bond, l'inossidabile rubacuori agente segreto che lotta contro la Spectre per sventare minacce geopolitiche contro il mondo e complottoni contro la Gran Bretagna. Il testo scorre rapido e veloce, la traduzione è snella ed efficace. Il libro è denso di plot of action, plot of characters, pochissimo infodump, proposto peraltro anche in modo sagace. Si capisce molto bene perché il cinema ha favorito questo personaggio ideato da Fleming, dato che nei suoi testi sono quasi assenti i plot of thoughts. Leggermente fuori fuoco di Robert Capa, un libro che racconta con un taglio dolciastro ed ironico il dramma pesante della Seconda Guerra Mondiale, che viene poi fortemente drammatizzato nelle bellissime foto che surgelano pezzi di storia. Il breve testo è composto da plot of characters, plot of thoughts, a qualche plot of action. La forza più grande del libro sono le fotografie contenute nel testo. Istanti di storia con persone, mezzi, fatti, emozioni, azioni che sono stati frizzati nel tempo dalla bravura incontestabile dell'occhio del fotografo di Capa. Il testo e le immagini hanno un'impaginazione a blog che oggi è modernissima, dato che il fotografo, giornalista, scrittore non spese nemmeno una parola in descrizione. C'è pochissimo infodump, per lo più gestito con il discorso indiretto libero dell'autore che immediatamente si rivolge al lettore in un dialogo virtuale, quasi come se Capa uscisse fuori dal libro, come un Virgilio che accompagna il lettore dentro la Seconda Guerra Mondiale, nella sua macchina del tempo del suo splendido libro, con il protagonista Capa che vive solo per le notizie e gli eventi nel mondo. I fiumi scendevano d'Oriente di Leonard Clark, un testo che racconta l'avventura esplorativa in Amazzonia. Plot of characters, plot of thoughts, pochi plot of action. Tante descrizioni, è un testo di fatto opposto al testo di Capa. Tanto che i fiumi scendevano in Oriente e non c'è nessuna fotografia, ma l'autore si affida interamente alle parole. Infodump e descrizioni sono presenti in massa.
Il bel testo apre una porta sul mondo di tribù amazzoniche, usi e costumi d'animali, insetti, fiumi, pesci, quant'altro presente in Amazzonia, che raggiungono il lettore solo nella dimensione delle parole. Il ponte sulla Drina di Ivo Adrich, una serie di personaggi che spaziano dal XVI secolo sino alla Prima Guerra Mondiale, l'inizio della Prima Guerra Mondiale, con plot of characters, plot of thoughts e qualche plot di azione che si seguono nel tempo intorno al protagonista principale del libro, che non è una persona ma una cosa, il ponte di Mehmed Vasa Sokolovi a Visegrad sul fiume Drina. È un punto di vista a mio avviso interessante nella progettazione della favola, in cui un flusso di storie si dipanano lungo e sopra il ponte sulla Drina, che è una finestra nel tempo. Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, un grandissimo ed inarrivabile autore, è Hemingway, che aveva obiettivamente una marcia in più rispetto a tutti. Hemingway era uno scrittore geneticamente modificato, naturalmente predisposto alla scrittura. Plot of characters, plot of thoughts, plot of action, una storia d'amore che si mescola dentro uno scenario di guerra, prima della Seconda Guerra Mondiale, di cui però già se ne ebbe ad udire, e il suo testo la sua eco. Una storia d'amore dentro un libro che finisce come solo potrebbe finire una storia d'amore dentro ad un contesto di guerra. Quale lezione apprendere da questo piccolo campione eterogeneo di libri? Ecco, 1. Se leggete il testo di Robert Capa, se pensate di applicare l'ambientazione a bloggata. 2. Fondazione Anno Zero di Asimov è strutturalmente vicino ai fiumi che scendevano all'Oriente di Clark. Fiumi che scendevano all'Oriente è un romanzo che narra una storia vera di esplorazione in Amazzonia, mentre Fondazione Anno Zero è un racconto speculativo ambientato in un futuro lontano, in una galassia lontana lontana. Per questo non acchiappa più i lettori del XXI secolo. Forse ecco, il vecchio format di Clark potrebbe essere applicabile nella fantascienza di breve periodo, nella climate fiction, ma non più nella fantascienza di lungo periodo. Bella domanda. 3. Il ponte sulla Drina, un ottimo spunto per autori di fantascienza che a mio avviso meditino di creare racconti o libri tramite l'esistenza di varchi temporali da cui ispezionare spazio-tempo nel passato o nel futuro. 4. Per chi suona la campana di Hemingway, uno scenario di guerra e storie d'amore stroncate nella guerra, sono contenuti classici tanto quanto l'Iliade e l'Odissea di Omero, sono contenuti che servono a dare colore ed emozionare il lettore in un testo. 5. Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Ecco, se a mio avviso progettate personaggi che possano bucare la retrocopertina del libro andando a scappare in altri media, ecco, state lontani dai plot of thoughts. Focalizzatevi solo sui plot of action e plot di personaggi. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.